Bentrovati con l'ottobre missionario, con le missioni di Padre Pio. Siamo qui nel complesso religioso di San Pio della Pietrelcina, nella mostra missionaria, dove ormai da diverse settimane vi stiamo raccontando la bellezza delle missioni, ma soprattutto anche la possibilità che abbiamo tutti noi nel nostro piccolo di dare una mano ai missionari e alle missioni di Padre Pio. Siamo con Padre Aldo Broccato, il coordinatore del servizio di animazione missionaria. Padre Aldo, ancora grazie per la tua disponibilità. Abbiamo lanciato dei messaggi e soprattutto in sovraimpressione i nostri amici che ci seguono da casa trovano anche dei numeri con cui poter interagire con gli stessi missionari. E allo stesso tempo, Padre Aldo, poter dare una mano concreta per le missioni. Noi ci troviamo in questa mostra e con tanti oggetti che anche ricordano un po' quella che è l'Africa e soprattutto l'impegno dei missionari che sono partiti da San Giovanni Rotondo quando hanno ricevuto la benedizione di Padre Pio per la via del Chad, i primi 4 missionari. Sì, nel 1965, dopo aver ricevuto la benedizione di Padre Pio, ecco i primi 4 missionari, li possiamo ricordare benissimo, Padre Terenzio, Padre Claudio, Padre Narciso e Padre Attilio. Furono i primi che, dietro appunto la richiesta del Vescovo di Mondù, Monsignor Gomenna, anche lui un cappuccino, si sono, come dire, donati a questa avventura, chiamiamola così, ma soprattutto a questa opera di evangelizzazione molto importante. Possiamo dire che fin dall'inizio questi 4 pionieri, chiamiamoli così, hanno saputo subito orientare tutta l'attività missionaria. Innanzitutto Padre Terenzio, che veniva già da un'esperienza in Eritrea e in Etiopia, quindi dava un po' il suo contributo attraverso quella che è stata, diciamo, già la sua prima esperienza missionaria. Poi Padre Narciso, che ha preso Gorée come luogo di attività soprattutto pastorale e sociale. Padre Claudio, che si è dedicato di più alla formazione dei catechisti in un altro centro, BAM, tuttora attivo, dove si formano i catechisti, ma non solo nel fare i catechisti, ma anche nell'apprendere altri mestieri, apprendere una professione. E infine Padre Attilio, che ha avuto una sua specificità nella realtà di Baibokum, che è stata un po' la culla dove proprio siamo arrivati, perché si è occupato in modo particolare di un'etnia minoritaria, i Bum, dove lui ha studiato la lingua e dove prima di morire ha lasciato un patrimonio di traduzioni sulla Bibbia e sui libri liturgici. Davvero hanno saputo, ecco, subito lanciare l'opera di evangelizzazione che ovviamente i missionari compiono in questi paesi tutt'oggi. Ecco, quando pensiamo anche, torniamo un po' anche con la nostra mente, noi stiamo vedendo anche dei filmati che ci riportano nel 2008, quando proprio con una delegazione ti abbiamo accompagnato, all'epoca eri ministro provinciale della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, e abbiamo un po' visitato tutti i diversi luoghi, ci siamo anche noi resi conto di questa Africa di cui c'è la necessità di tutto. Ecco, vediamo anche qui una serie di progetti che sono portati avanti dal servizio di animazione missionaria. Ecco, quando parliamo di Africa, parliamo di necessità, di che cosa c'è come bisogno primario? Cosa ha bisogno? Allora, certamente se parliamo di bisogni primari bisogna parlare appunto di sanità, di fame, di necessità appunto di carattere veramente materiale. Se parliamo poi di promozione di tutta la persona, allora dobbiamo parlare anche di formazione, per cui l'impegno dei missionari, oltre a risolvere il problema contingente della fame, delle malattie ed altro, c'è anche come dire, un'azione più larga e in prospettiva, la formazione dei ragazzi, dei giovani, che gradualmente, ecco, possono finalmente prendersi a carico, anche in ragione di quelli che sono i problemi stessi dell'Africa, perché giustamente
loro stessi possono affrontarli anche con maggiore come dire, passione, ma anche con maggiore competenza. Per cui i missionari, ecco, anche quelli che si sono succeduti dopo, i primi quattro missionari, hanno cominciato a specializzarsi, potremmo dire, proprio in queste diverse attività. Chi nell'aspetto sanitario, coadiuvato ovviamente dalle suore, chi negli aspetti formativi, ricordo Fra Donato che anche se non era sacerdote aveva una scuola di falegnameria, poi gli altri sempre nella formazione dei catechisti, nella formazione dei giovani, insomma c'è stata un'azione veramente di collaborazione piena con tutti coloro che dal 1965 sono poi partiti e ne sono tanti, alcuni non ci sono più, soprattutto i primi quattro, altri sono oggi rientrati ovviamente dopo tanti anni e svolgono anche qui a San Giovanni Rotondo, ricordiamo Padre Leone e Padre Graziano, e quindi sono qui a dare ancora il loro contributo, comunque anche per le missioni. E quindi certamente c'è stata un'azione molto importante e significativa verso questa parte dell'Africa che rappresenta proprio il cuore, possiamo dire, dell'Africa centrale. Ecco, i bisogni primari, ma in prospettiva i bisogni che possono effettivamente poi dare a loro stessi gli strumenti, le competenze per poter affrontare tutte le situazioni problematiche che l'Africa presenta ancora, purtroppo. Tra l'altro i missionari, ricordando anche un'esperienza di Fra Donato che ha raccontato e che racconta sempre, i missionari sono stati sottoposti anche alla pressione della guerra civile. Pensiamo a tanti piccoli focolai di guerra in Africa, in particolar modo i missionari hanno subito anche questo. C'è stato un periodo, diciamo, molto critico, tra l'altro io sono giunto proprio in quel periodo anch'io lì in Africa, dove la guerra civile aveva diviso innanzitutto il sud dal nord, ma poi effettivamente c'erano state delle situazioni molto drammatiche. Ovviamente i missionari non sono andati via, ma pur restando sul posto, ecco, hanno dovuto affrontare con grande sacrificio, con grande fatica, situazioni davvero rischiose. Grazie a Dio noi personalmente come provincia non abbiamo avuto nessuna conseguenza, possiamo dire, negativa, ma alcuni missionari, soprattutto anche alcuni catechisti, io ricordo, africani, ecco, hanno pagato anche con la vita la loro fede e quindi la loro testimonianza a Cristo e al Vangelo. Qui a San Giovanni Rotondo, nella mostra missionaria allestita nel complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, abbiamo visto alcune immagini che ci hanno riportato in Africa e soprattutto per le necessità dell'Africa. In questo spazio con Padre Aldo Broccato vogliamo raccontarvi l'Africa, ma soprattutto vogliamo anche chiedervi una mano nel nostro piccolo. Cosa possiamo fare, Padre Aldo? Ebbene, certamente ricordando anche quello che è il tema di questo ottobre missionario, battezzati e inviati, ecco, ci sono quelli che partono fisicamente e realmente, ma per tutti i battezzati, cioè per tutti i pellegrini anche che visitano il nostro santuario, ma per ogni cristiano è quella possibilità di venirci incontro e con delle donazioni, e con delle offerte e con la partecipazione anche attiva a tutte le iniziative che molte volte noi proponiamo, perché tutto ciò fa parte appunto di questo invio, in nome di quello che siamo, cristiani, figli di Dio, che ci riconosciamo come un'unica grande famiglia, per andare verso queste terre che hanno bisogno di Vangelo, cioè hanno bisogno di buona notizia. Grazie Padre Aldo, ci rivediamo la prossima settimana con i missionari di Padre Pio, grazie. Proprio in questa terra lontana, nel 1965, i frati cappuccini, confratelli di Padre Pio, hanno seminato l'evangelico granello di senape, che ormai è divenuto albero. È stata costruita una casa sulla roccia, che dopo la tempesta non è caduta, anzi, ha allargato i suoi orizzonti. In tanti anni di missione, i cappuccini di Foggia hanno scritto infinite pagine di un nuovo, grande Vangelo di Dio,
che si consuma tra i poveri delle periferie, ai confini estremi del nostro mondo tangibile, lì, in Chad, diventato il centro di una nuova speranza. Bamba.